Sappiamo di Nisic transfer, però sei stato tu l'artefice della vittoria dell'Agropoli insieme ai ragazzi. Nonostante la mancanza di Zonkov, che all'inizio sembrava potesse essere un handicap viste le partite precedenti dell'Agropoli, aveva giocato quasi sempre 40 minuti. Però questa mancanza non c'è stata, è stata una buonissima partita, coach. Sì, diciamo, come tutti gli esordi non è semplice giocare, soprattutto in casa c'è sempre un po' di pressione e per questo all'inizio forse eravamo un po' contratti. Onestamente ci abbiamo messo qualche minuto per entrare in partita, poi abbiamo fatto delle buone cose, ma a tratti molto bene in difesa, a tratti molto bene in attacco. L'idea è che bisogna avere continuità, certo questa continuità non la possiamo pretendere ai primi di ottobre, ma siamo molto contenti per la vittoria, veramente felicissimi perché questi ragazzi meritano queste soddisfazioni, però dalla nostra parte c'è anche tanta voglia di migliorarsi, possiamo fare meglio e vogliamo fare meglio, però alcune cose sono state fatte molto molto bene, ci lavoriamo giornalmente e quelle vanno sottolineate, perché poi non è detto che ad ottobre si debba fare una partita perfetta. Noi penso che siamo sulla buona strada. Senti coach, ho visto i due lunghi, sia Ali che Popov, giocare bene, anzi no, benissimo, trovati molto bene dalla squadra, giochi provati. È vero che forse Monte di Procida latitava un poco sotto canestro con dei lunghi, però loro sono stati trovati molto bene e il miglioramento soprattutto di Ali anche nel torneo, che ha giocato contro lunghi più forti, sta dimostrando che state lavorando tantissimo sui lunghi. Sì, ma una delle cose che ci è riuscita molto bene è coinvolgere i lunghi, sono stati sia Ali che Pop, sono stati bravissimi. È una cosa che deve diventare una nostra caratteristica, dare la palla sotto anche per prendere vantaggi altrove, perché la palla a canestro moderna non può prescindere da appoggiarsi in post basso e quindi noi dobbiamo essere bravi a farlo. Domenica prossima a Casavatore non si conoscono le squadre, un campionato nuovo, però andremo anche con Zonkov, quindi sarà anche un'altra squadra. Sì, ma è chiaro che l'aggiunta di Stani ci dà tante cose in attacco, leadership, in difesa. Stani è un giocatore importante per noi e speriamo di averlo. Andiamo a Casavatore con l'idea di continuare a fare quello che abbiamo fatto e migliorare le piccole cose che non ci sono andate bene. Noi sicuramente vogliamo vincerle sempre, perché l'obiettivo della partita è vincerla. Poi bisogna vedere l'avversario cosa concederà e quello ci prenderemo, onestamente. Ultimissima veramente, coach, avrete notato che il pubblico non vi abbandonerà mai, questa sera il palazzetto era abbastanza gremito, diciamo. No, ma questo è bellissimo, perché giocare con l'incitamento, giocare, c'è il canestro e c'è la foga, cioè da giocatore dai il 10% in più. Per noi è fondamentale che le partite in casa ci sia questo apporto e vorremmo sempre più persone, perché giocare con il pubblico che fa il tifo è incredibile ed è una vera emozione. Grazie coach, in bocca al lupo.